Dopo oltre 20 anni di attesa, già una realtà consolidata, la biblioteca specializzata per la ceramica, che è ospitata nei locali dell'Istituto d'Arte per la Ceramica di Caltagirone. Biblioteca che fu voluta dal professor Antonino Aragona, ceramologo di fama internazionale, nonché creatore della scalinata di Santa Maria del Monte. Il presidio librario, a distanza di qualche mese dall'inaugurazione, si sta ponendo con risultati soddisfacenti al servizio del settore ceramico e dei turisti. A rilanciare il valore e l'importanza che la struttura riveste per il territorio è il presidente della Società Calatina di Storia, Patria e Cultura di Caltagirone, Massimo Porta. È un'iniziativa tra le prime delle tante che devono essere intitolate a Nino Aragona per tramandare e valorizzare tutto quello che di positivo e grande è stato fatto per la sua Caltagirone. Quindi speriamo che sia un buon segno e un buon seme nello stesso tempo che possa essere raccolto con buoni frutti futuri. Analoghi apprezzamenti circa l'importanza che la biblioteca specializzata per la ceramica sta assumendo nel contesto del patrimonio turistico di Caltagirone sono stati rivolti dal sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Messina, Salvatore Scuto, il cui sovrintendente sta promuovendo azioni di collaborazione e di scambi culturali fra due diverse realtà del patrimonio culturale e turistico siciliano. Ogni volta che si apre una biblioteca è una festa per la Sicilia, per la cultura, per i ragazzi che studiano, per tutti, ma questa in particolare perché noi siciliani nei confronti di Nino Aragona abbiamo accumulato un debito così grande che anche questi piccoli spiccioli sono utili per cominciare a pagarlo.